Uè, ragazzi, sono Dado Bugs, oggi è un nuovo giorno, probabilmente ve l'avrò detto anche nel precedente video perché suppongo poi farò un post commentario, ma devo sfogarmi, tra virgolette, in live, diciamo, mentre sto registrando perché ancora praticamente le tre puntate che ho registrato ieri notte per un errore un po' mio, un po' dell'Avermedia, lasciamo perdere sta cagata, sono prese senza audio. Mamma mia, che fastidio! Questo capita giustamente quando sei. E che stanca, in che senso? Cioè, è notte, vuoi giocare e basta. Quindi attacchi la Vermedia e dici, vabbè, registrerà, che cazzo, no? Mamma mia, oh, gli bisogna. Cioè, siamo nel 2019, la tecnologia. Praticamente c'è l'intelligenza artificiale che dice ok Google cucina e quello cucina e invece la Vermedia gli devi stare proprio col fiato sul collo, devi proprio. Oh, ma vedi che devi registrare tutto! Mamma mia, che poi la puntata prima l'audio c'è preso, le tre successive no. Mamma mia, quindi praticamente quelle che erano previste come 16, 17 e 18, con ogni probabilità avrò fatto un montage. Cioè, poi quando le andrò a montare farò un montage e vedrete una puntata, diciamo, remixata. Non lo so, ragazzi, non lo so. Sono scazzato anche e soprattutto perché non so che cosa è successo ora così su due piedi nelle tre puntate. Cioè ricordo che ieri notte sono state tre belle puntate e quindi non lo so che cosa vi ho mostrato, però sono veramente scazzato. E ho il dubbio continuo che l'audio ci prenda. Mannaggia la miseria, oh. Comunque queste sono tutte cose che è bene, insomma, giustamente io se non le faccio mai, le blind run, non faccio mai live su Twitch, giustamente ci sta che possa sbagliare, giustamente. Però che cazzo quando accade, ma ci rimani proprio male perché. Mannaggia la miseria. Allora, cerchiamo di non farsi. Allora, come dicevo, oggi è un altro giorno. Infatti credo che mi sentite con una voce anche un po' più. Che cos'è che sbatte? Allora, dobbiamo. Qui da destinazione ho un lavoro per te. C'è qualcosa che sbatte qua. Ok. Allora, dobbiamo parlare lì. Benissimo. Allora. Io darò per scontato che nella precedente puntata poi abbia fatto un racconto che, diciamo, in un certo qual senso voi non vi siate persi niente di importante. Spero, perché sono successe tante cose. Se non sono riuscito a salvare il salvabile, praticamente c'è un buco. Praticamente c'è un buco clamoroso. Va bene, dai, continuiamo. Diamo fiducia al Dado Bugs del futuro. Che correggerà questo errore con un racconto, con qualcosa, una puntata. Non lo so, non lo so, non lo so. Ehi, Maledetto, ho un lavoro maledetto. per te. Hai un lavoro per me? Sì, un mucchio di furiosi morti. A ovest del ponte pedonale, nel pantano. Mi serve che li tiri fuori e li porti fino al rogo. Va bene? Bonifica palustre. Sì. Trova un altro, sono impegnato. Ehi, ho chiesto a te di farlo. Non so cosa t'abbia detto Mike durante la gita, ma c'è del lavoro da fare. Qui. Ehi, ehi, ehi. Schizzo, non può venire con te, serve a me. Non ricordo di averti Beh, ho interpellata. parlato con Mike. Devo andare nell'incubo e lui mi accompagnerà. Chiaro? L'ho detto, sono impegnato. Ok, ma quando torni, vieni a cercarmi. Allora vieni. Dove? Ha importanza. Insomma, dove andiamo? A nord. Ricky, non ho tempo per le stronzate di schizzo, pensa per le tue. Vieni, ti faccio vedere. Mike mi ha detto tutto. Tutto cosa? Beh, che vuoi sigillare le caverne per fermare le orde. Mai detto così, ma potrebbe rallentarle. E comunque, dove vuoi arrivare? Va bene. Ho pensato che probabilmente hai deciso di restare. E non solo per Boozer, ma perché vuoi dare una mano. È questo che pensi? Ehi, al tempo ho sempre fatto la mia parte. Certo, ma sempre solo il minimo indispensabile, e lo sai bene. E ora aiuti Iron Mike a sigillare le caverne. Cosa vuoi che pensi?
Non so perché si era fermata. Tipo, io gli sono andato davanti per vedere se compariva tipo un prompt per parlare, ma si era fermata e basta, vabbè. Ecco. Vedi, qualche settimana fa uno è morto perché questo è saltato e ha spento il respiratore dell'infermeria. Respiratore? Ah, cazzo, richiapri gli occhi. Se vivi attaccato a un respiratore, qui sei già morto. Se fosse stato Boozer? Già, come immaginavo. Sai, non abbiamo più corrente da quasi 2 anni, ma i trasformatori e le linee sono tutti in ordine. Beh, quantomeno qui. Vorrei andare a nord per controllare la diga e capire meglio perché è saltato No, tutto. fare da scorta è compito di schizzo. Non ho bisogno della scorta. Tu vivevi lassù, quindi conosci molto bene la zona. Deacon, mi hai chiesto aiuto, giusto? Ora mi serve il tuo. Merda. Ok, bene. Chiamo qualcuno che sappia No, andare in moto. scordatelo. Andremo di nascosto. Se ci sono quelli di Copland, so come gestirli. Ma da quelle parti sperdute, pieno di ripugnanti e stronzi, e Dio solo sa chi altri, andare in molti attirerebbe più attenzione. Sì, No, ma di. no, faremo a modo mio. Merda. Ok, d'accordo. Andiamo. Ricky, scusa se te lo chiedo, ma l'altra notte nell'infermeria. Ti avrei sparato in faccia? No. Sul serio? L'espressione che avevi? Prima ti avrei trascinato fuori e poi sparato. No, sì, certo, per non sporcare di sangue tutta l'infermeria. Esatto. Raga, Ricky è un personaggio che mi piace tantissimo, ma proprio tanto. Pensato bene, è cazzuta come donna e non l'hanno fatta super figa perché sì, ci sta, è una donna realistica, verosimile, è cazzuta per l'ambito in cui si trova, insomma. Se partiamo presto, rientreremo prima che faccia buio. Se qualcosa non va storto. E cosa può andare storto? Ti seguo. Che cosa può andare storto? Tutto. Segui la rotta che ho segnato sulla tua mappa. Dobbiamo assolutamente evitare i campi dei predoni. Sì, ricevuto. Come sei finita qui? Non te l'ho mai chiesto. Come tutti, immagino. Quando il mondo è andato a puttane ero a migliaia di chilometri da casa. Quando sono tornata non c'era più nessuno. E dove sei? Sono cresciuta in un paese vicino a Portland. Lavoravo in città, dormivo da amici, tornavo nei weekend. Vita da metropoli. Sì, certo, ma in Oregon. Che situazione hai trovato? Come sei riuscita ad andartene da lì? Non lo so. Fortuna, credo. Le strade erano intasate fino alla costa. Un unico enorme parcheggio. La valle delle Willamette era una zona di guerra. È successo tutto troppo in fretta. Quando sono andata via ho detto ai miei amici di fuggire. Mi sa che non mi hanno ascoltata. Hanno nuclearizzato tutto, vero? Portland? Sì, l'ho sentito, ma non credo sia vero. Avremmo subito gli effetti della pioggia radioattiva, no? Vabbè. Dai, e ditelo che mi volete male. Ok. Già. Ascolta, ma tu Eddie? Qualcosa ti turba? A me no, figurati. Solo che non lo sapevo. Abbiamo viaggiato parecchio insieme, ma l'argomento non è mai saltato fuori. Forse perché, non so, credevo che mantenere le distanze mi avrebbe aiutato a sopravvivere. Ok, non avrei dovuto chiedere, non sono affari miei. Per questo sono al campo, per provare a vivere di nuovo una vita normale. Tanti auguri. Non c'è niente di serio tra me e Eddie. Non mi sembrava così. Beh, tutto accade molto in fretta di questi tempi, sai cosa intendo? Non voglio saperlo. Volevo dirti una cosa. Beh, Spara. insomma, apprezzo che tu voglia schierarti con me. Con me e Boozer. Con Iron Mike, intendo. Wow, ti stai ramollendo. Votiti. Non mi hai mai ringraziato.
ringraziato per niente. Forse non ne avevo mai avuto motivo. Certo. Dove sei andato con Iron Mike l'altro giorno? Aspetta, non ti aveva già raccontato tutto? Beh, non si sbottona facilmente. Conosco Iron Mike da parecchio e a dire il vero non credo di averlo mai visto così, giù di corda. Dove siete stati? A Sherman's Camp. Dicono sia un covo di matti. Puoi giurarci, ma non avevamo molta scelta. Vorrei sigillare le caverne per impedire alle orde di attraversarle. E il vecchio sapeva dove fosse l'ufficio reclami delle miniere. Abbiamo preso alcune mappe, ora ci servono esplosivi. Hai la radio rotta? Sembrava ti fossi offerto per qualche commissione. Sono in moto con te, no? Per la miseria. Non volevi bonificare la palude? Ok, mi hai beccato. Quindi che è successo? Qualcosa è successo? Niente, Ricky, non è successo niente. Non ha detto niente? No! Niente di niente! L'hai detto anche tu! No! Iron Mike non è un tipo che si sbottona facilmente! Ok, ecco la diga! Andiamo con cautela all'ingresso, non ho idea di chi o cosa potremmo incontrare. Ok. Raga, ma c'eravamo stati qua, ricordate? La via sembra libera. Temi brutte sorprese? Sì, sempre. E se ne troviamo, siamo fottuti. Ok, avanti, voglio vedere il deflusso. Dove vai? Qua giù. No. Qualcosa non va. Dovrebbe scorrere molta più acqua qui. Dici? Sì, e senti il rumore? Quale rumore? Appunto, se le turbine fossero in funzione, dovremmo sentire il ronzio da qui. Oh. Cos'è successo? Cosa? No. Quello che è accaduto a tutti i ponti. Qualche genio in uniforme si è convinto che far saltare tutto in aria avrebbe tenuto lontano le orde. Orde di profughi o di furiosi? Hai presente uomini come Copland? Probabilmente entrambe. Ok, dai, voglio dare un'occhiata. Voglio dare un'occhiata sulla mappa, raga. E infatti, avete capito dove siamo qui? Avevo detto, chissà che cosa c'è lì sotto. Ci torneremo per una missione. Infatti, raga, al Dadobucks non sfugge niente. Tranne l'audio delle registrazioni alle 3 di notte, porca miseria. Uè, le larve. Piano. Potrebbe servirmi. Vieni, tocca qui. Cosa? Avanti. Ok, senti niente? No. Appunto. Se l'acqua stesse scorrendo, le turbine vibrerebbero. Seguimi. Da questa parte. Dobbiamo arrivare fin su, in cima. Ti seguo. Vedi quella tubatura? È una condotta forzata. Il serbatoio aumenta la pressione dell'acqua, spingendola nei tubi e concentrando il flusso, che viene incanalato verso le turbine. Come diavolo fai a sapere questa roba? I miei due fratelli riparavano auto con mio padre. Fu lui a trovarmi un lavoro alla Boeing quando avevo 17 anni. Studiavo part-time per diventare ingegnere meccanico quando si è scatenato l'inferno. Li hai più rivisti? Tuo padre e i tuoi fratelli? No. Forza, di qua. Ok, vediamo che si può fare. Beh, sarà divertente. Quindi ora... Che succede? Che fai?
Abbiamo viaggiato pochi mesi insieme, ma da che ti conosco non ti ho mai visto offrirti volontario per qualcosa. Uno dei due deve tuffarsi e liberare il collettore. Quindi tocca a me. Oh, ma tu puoi restare a guardare. Ok. Beh, ora mai più, forza. In realtà Deagon ha paura dell'acqua, quindi indipendentemente da... Chissà se lo scopriremo, sì, il perché. È piuttosto sporca, ma forse posso riuscire a ripulirla. Torna alla turbina. Controlla se sta vibrando. Comunque tutti in questo mondo post-apocalittico hanno perso qualcuno. Abbiamo sentito anche Ricky. Giustamente, ognuno è mosso da motivazioni. Niente. Un secondo, forse ci siamo. Sì, ha funzionato. Brava Ricky, brava Ricky. Senti questa vibrazione? Sì, ma le linee sono ancora senza corrente. Cosa? Beh, sarebbe stato troppo semplice. Dai, coraggio, controlliamo i trasformatori. Come ha fatto a risalire? Come ha fatto a risalire? Cosa è accaduto a tuo padre e ai tuoi fratelli? Non ne ho idea. Mentre tornavo ho provato a chiamare mille volte, ma senza mai prendere la linea. Quando sono arrivata non c'era più nessuno. L'intero quartiere era deserto. C'erano volantini ovunque che ordinavano l'evacuazione. Ho raggiunto il campo profughi più vicino, ma era stato invaso. Erano tutti morti. C'erano furiosi ovunque. Cazzo, Ricky, mi dispiace molto. Beh, ormai è passato. Questi alimentano le linee verso sud. Ok, per te perché non funzionano? No, non ne ho idea. Ok. Forse le scatole di derivazione della turbina sono in corto, controlliamo. Ok? D'accordo. Senti, che problema hai con Schizzo? Sembri sempre sul punto di tagliargli la gola. Qualche mese fa io e Eddie l'abbiamo sorpreso fuori dal nostro alloggio mentre facevamo il bagno. Cosa? Cristo, ma è un guardone! Gli ho detto che se lo rifà vedrà che la mia pistola è più grossa della sua. No, Gesù. Sai, se c'era anche Eddie, è probabile che Schizzo non stesse guardando te. Ho fatto di tutto per non farle castrare quel bastardo. Dai! Mai fare arrabbiare una donna che sa come usare un bisturi. Peraltro si chiama Schizzo, pensandoci, cioè... Forza, sollevami. Ok. Ok, ci penso io. A posto. Ok, è aperto. Le scatole di derivazione sono qui dietro. Ok, raga, scusate, ma devo soffiarmi il naso. Cos'è questa pozza? Nidi di furiosi. E dal fetore direi più di un paio. Stammi vicino. Quante molotov fai con te? Abbastanza. Ok, ricordi come funziona? Tu li bruci, io li stendo. Non preoccuparti, non si dimentica. Allora, bellissima prima parte di missione che ci consente di conoscere più Ricky e la sua storia.
E la seconda parte della missione è poi il gameplay vero e proprio, ed è interessantissimo il fatto che, dato che dobbiamo bruciare i nidi di trama, ammettendo che noi non avessimo Molotov, giustamente il gioco ci consente le Molotov automatiche di Ricky, appunto. Che abbiamo qui? Bruciamo tutto. Ok. Ui. Arrivano! Pronto. Sì, pronto. Yeah. Porca miseria, non si vede una mazza, ma ce l'abbiamo fatta. Ok. Accendila. Arrivano! Pronta. Ok. Stai bene? Sì. Non amano molto le visite qui, eh? Beh, puoi dargli torto. Faranno meglio ad abituarsi. Da oggi rivendico il territorio per il campo di Lost Lake. Dire al popolo. Ok, controlliamo le scatole di derivazione e andiamo via. Ci siamo. Pronto? Sì. Ok. E luce fu. Sì. Houston, abbiamo corrente. Ottimo lavoro. Non ce l'avrei fatta da sola. Dai, cerchiamo qualcosa con cui bloccare la porta. Non voglio tornare ogni mese a ripulire questo merdaio. Aspetta, sarai ancora qui tra un mese. Cosa? No, non lo so. Perché non... Cristo so. Ti prendo per il culo, Dick, dai. Perché mi hai chiesto di mio padre e dei miei fratelli? Non lo so. È solo che non li avevi mai nominati prima. Beh, mi dispiace. Forse avresti preferito non parlare. No, tranquillo. Anzi, anche io ho una domanda per te. Fin da quando viaggiavamo in moto insieme? Ok, Ricky, ma non ora. Ne riparliamo più tardi. Ma cosa... Ehi, ehi! Su, dobbiamo muoverci. Ricky è un bel compagno di viaggio, ehi, comunque. Non hai mai chiesto perché ho smesso di stare con te e Boozer? Perché avrei dovuto chiederlo? Sapevo la risposta alle stronzate di Iron Mike. Cazzo, Ricky, dobbiamo discuterne ora. Siamo andati in moto insieme per, non so, un paio di mesi. Dai, Dick. Ok. Ok. Accadde una notte. Lo ricordo perfettamente. Fuori nevicava e... Boozer russava. Ricordo il casino. Cazzo, è certa che avrebbe attirato un'orda intera. Sì, beh, quello non è cambiato. Comunque, pensavi fossimo tutti addormentati e ti eri seduto fuori da solo come tuo solito. E stavi fissando qualcosa. Quella notte non hai dormito. Dammi la foto, Dick. Dai, ti prego. Fu allora che capii. Che avresti capito? Che non volevo fare la fine di tanti altri come noi, prigionieri del passato, in fuga da qualcosa. Io voglio guardare avanti. Ok? Non indietro. Non è come pensi tu, ok? Segui il cammino!
sicuro che siano loro. Ho visto il simbolo sulla schiena. Veniamo da Lost Lake, Iron Mike, ha un accordo. È stata un'ottima idea, voglio riprovare. Beh, aveva senso. Raga, puntatone. Rivelazioni di Ricky. Ricky era nella squadra. Vabbè, però giochiamo. So badare a me stesso. Sì? Da quando sei incantato? Porca! No, no! Porca miseria. Ma voi stronzi siete un po' lontani da casa, no? Allora, qua che cosa ha lasciato? Ah, fugge la canna mozza. Ascoltami, siamo di Lost Lake. Dov'è il mio? Siete usciti! Porca, c'è da dietro! Carica, abusi! Maledetto! Schiva all'ultimo. Eccolo! Eccoli. Mamma quanti sono, ragazzi. Ti ho visto. Oh, è poco più a nord, giusto? Ah, non volete allontanarvi troppo da casa, sa? È smarrito. Maledizione. Dai, mira, dico. Salvati ora, senti. E se vi lasciassi a morire dissanguati? Sento già i furiosi che si fregano le mani, eh! Non è quello che volete! Porca! Quanti sono? Raga, c'è un... uno stronzone lì dietro. Prendi Busy. Ma perché lo chiamo Busy ormai? Porca! Allora. No, fumaggine non abbiamo. Raga, non me la sono giocata benissimo, ma alla fine siamo stati abbastanza efficaci. Togli le mani da lei, stronzo. Questo era l'ultimo, credo. Merda, lo spero. Ho incontrato altri ripugnanti prima, mangiando da gente. Cosa cazzo si fa? Non ne ho idea. Ai tempi ho conosciuto tossici che si comportavano in modo simile. Erano strafatti di infenciclidina o qualcosa del genere. Oh, ah,
soli da bagno, ricordi? Andavano forte prima che tutto andasse a puttane. Sì, giusto. Forza, andiamo. Vediamo se hanno incasinato le moto. Niente male. No. No, ma perché prendi le cose sbagliate, Deacon? Dai, prendi la pistola, maledetto. Straccio inventario pieno, scusa un attimo, ma se ci facciamo... No, no, delle bende. Dentro c'è qualcuno? Forse è sopra. Allora, dicevo, questa missione è stata molto bella, cioè la prima parte calma, ma abbiamo avuto un sacco di indizi di storia e mi è piaciuta tantissimo la cosa che ha detto: io voglio guardare avanti, non al passato. E in realtà Deacon, però, in un certo qual senso, non è che si aggrappa al passato, sappiamo il perché, perché alla speranza. Spero che la tregua di Iron Mike con questi bastardi durerà. Non lo so. Pianti di merda, dopo quello che hanno fatto al braccio di Boozer e anche Dick, a Lisa, cosa? Ho trovato questo in mano a uno di loro. Che è successo? Tu e Boozer vi siete scontrati con i ripugnanti prima di rubare gli antibiotici? Io non lo so. Senti, non so di cosa mi accusi, Carlos, ma ti giuro che farei di peggio se avessi tra le mani quel pezzo di merda. Forza, andiamo. Mongrel, avete visto? È come se fosse la taglia. Okay, dobbiamo seguire le linee verso sud, controllare i trasformatori e assicurarci sia tutto in ordine. D'accordo, ti seguo. Posso impedirtelo? Come sei finito nei motociclisti? È una lunga storia. Come la strada che resta? Ok, ero un membro della decima di montagna, un'unità avanzata che collaborava con l'Alleanza Settentrionale. Ehi, non sapevo fossi stato nell'esercito, perché? Mi fai raccontare? Scusa? Eravamo diretti a Mazar-i Sharif, quando un gruppo di talebani nella direzione opposta ci ha teso un'imboscata. I loro autocarri erano equipaggiati con ZU-23, cannoni antiaerei modificati. Un arsenale? Già, puoi dirlo forte. La nostra jeep è esplosa, precipitando da un burrone dritto nel Hari. Sai quanto è difficile affogare in Afghanistan? Parecchio. È un unico enorme deserto. Comunque, io sono stato scaraventato fuori e quando ho ripreso i sensi ho visto la jeep nel fiume. L'ho raggiunta a nuoto sperando di trovare qualcuno vivo. Poi ho trascinato un corpo a riva. L'ho fatto altre 7 volte. Quando ho tirato fuori Tanner, il mio sergente, un fratello per me, sono crollato. Quando sono tornato a casa, non lo so, ho comprato una moto. Ho trascorso un paio d'anni sulla strada, spostandomi da un posto all'altro e... A Fairwell, sei cresciuto lì, giusto? Sì, sì, più o meno. Quando mi sono sistemato lì, ho trovato un lavoro nell'officina gestita da questo tipo, il vecchio Jack. Era lui il capo della banda. Lo chiamavamo il presidente. Fu lui stesso a volermi. Ah, Jack. L'ho sentito nominare da Boozer. È finito in prigione, no? Eravamo in guai grossi e lui si è sacrificato per proteggere la banda. Si vede che tu e Boozer siete uniti. Bello, 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 bella missione, bella missione. Oh merda, mai un attimo di pace. Torneremo domattina. Trova gli attrezzi necessari e lo rimettiamo a posto. Ci saranno meno furiosi in giro. Quindi niente doccia calda? Ok,
ma prima ti mostro una cosa. No, Ricky, è stata una lunga giornata. Andiamo, sei un esperto di furiosi. Voglio mostrarti qualcosa che non conosci. Dai, tanto siamo già qui. Merda, ok. Andiamo. Posso chiederti una cosa? Oddio, ci riusciamo. Posso impedirtelo? Perché andate in giro vestiti così? Che vorresti dire? Perché indossate ancora il gilet? Tu e Boozer, intendo. Non state cercando nuove reclute e non avete più un territorio da marcare. No? Un paio di colleghi allo stabilimento indossavano i simboli di una banda nel weekend. Un giorno ho chiesto loro perché. Mi hanno risposto che era un modo per gridare vaffanculo alla polizia, alle autorità, alle istituzioni. Tu a cosa ti ribelli? Alle cose rimaste. Ascolta, li indossiamo e basta. Cosa vuoi che ti dica? Non so Boozer, ma io non cerco di comunicare proprio niente. È solo un gilet. Ma mi rappresenta. Ho fatto parecchie cazzate in vita mia, ma unirmi alla banda... diciamo che è una delle poche scelte di cui non mi sono ancora pentito. Ricky, perché siamo qui? Ho già visto i treni della morte della Nero e anche le orde. Lo so, ma questo è diverso. Ma che... Guarda. A volte vengo qui a osservarli. Si nascondono in quei vecchi depositi da cui escono la sera, come se li chiamassero per la cena, ok? La mattina tornano dentro e credo si ibernino. Vuoi dire che non sei mai scesa a vedere? No, una volta mi sono avvicinata e una decina di loro mi ha inseguita. È come far cadere un alveare. Dai, andiamo via. È quasi buio. Questa tecnicamente dovrebbe essere l'orda del primo gameplay trailer, credo. Per come è stata mostrata, per come... Ok! Ok, comunque l'altro giorno... Beh, ho assistito a una scena incredibile! Oh, ma hai voglia di chiacchierare? Sentiamo. Aspetta, fammi indovinare. Hai visto un elicottero della Nero? Un attimo... Come fai a saperlo? Ci sono stati diversi avvistamenti ovunque allo Strake. Cazzo! Che ti importa? Non sono qui per aiutarci. Sparano a vista! Raga, scusate un attimo. Modalità foto. Guarda là. Allora, scusate un attimo. Visuale, obiettivi... Come cazzo si fa? Vabbè, poi ci devo prendere la mano. Comunque guardate che panorama, raga. Tecnicamente si difende molto bene Days Gone. Mamma mia, che bello. Niente! Oh, sembrava il contrario. Lost Lake. Ok, ci siamo. Questa missione da sola comunque vale la puntata, è molto più che intensa, è stata piena di informazioni, è stata molto importante. Ma veramente tutte in questo momento già cominciano a essere importanti. Dove sei stata oggi? Mi sei mancata anche sì, tu. Sì, beh, Schizzo ha detto che è riuscita con Deacon e mi sono preoccupata. Eddie, sono stanca, ok? Questa è bella. Ehi, Dick, grazie. Sì, beh, chiamami quando vorrai sistemare il trasformatore. Mi trovi in giro. Certo. Che stronzate. Ma perché fai così? No, no, perché tu fai così? Te l'ho detto, sono stanca. Tutto qui. Ok, scusami.
Come ti ho detto, ero in pensiero. Non è da te sparire senza dirmi niente. Ok. Tutto qui? Ha senso, ha assolutamente senso. Vedete come ogni personaggio tra di loro hanno le loro relazioni, in questo caso specifico Ricky ed Eddie, ma in generale ognuno ha una sua opinione dell'altro, una sua relazione con l'altro, e ci sono queste dinamiche. Io ti dico questa cosa, non è detto che questa cosa la dica anche a te, è intrecciato bene, bene. Qua guadagniamo fiducia. Guadagnarsi il pane. Ogni tanto mi vengono dei dubbi sui furiosi. Per esempio, tu credi che avvertano dolore? Cazzo, non ne ho idea. Spero di no. Beh, questo posto non mi è mancato. Ah, e guarda, troppo tardi per la bonifica palustre. Che peccato, eh? Schizzo. Schizzo, schizzo. A proposito di schizzo, cosa ti avrà fatto tutto il giorno? Cazzo. Allora. Ehi, bentornato. Sì, grazie. Ma questi qua sono fucili migliori di quelli che abbiamo. Allora, questa sicuramente non ci interessa, mentre questo forse. Ah, ma no, ma lo confronta contro con la mitragliatrice, diciamo, anche se abbiamo talmente tanti. Allora, scorte, ci riforniamo di munizioni. Ah, ottima scelta. Grazie. Allora. Bel passo avanti. Siamo messi molto. Allora, speciale, eccoci qua. Il punto è che se noi prendiamo l'M40, lasciamo sta super mitragliatrice che abbiamo, che onestamente me la vorrei tenere. Quindi ce la teniamo, va bene. Abbiamo delle scorte, delle mi sa di no. Vediamo, delle taglie sicuramente. Salute. Poche, ma ne abbiamo. Ok, bene. È tutto. E vediamo un po' le missioni. Allora, attimi di lucidità. Deacon rintraccia una squadra di ricerca della Nero. Perfetto, faremo questa. Mappa, ok. Allora, ragazzi, ripeto, io non so che cosa poi ho messo nella precedente puntata, se vi ho raccontato tutto, eccetera, però ci sono state tante rivelazioni. Non so se cruciali, onestamente, nel senso che non ricordo ora in quale puntata sono successe. Ora io parlerò dando per scontato che sia riuscito a farvi recuperare tutto, perché se così non è stato... Porca miseria, per un errore sarebbe andata a puttane la serie. Spero che non sia così. Quindi, scusate, anzi, se in questa puntata magari sono stato un po' più scazzato, ma ci sono rimasto proprio di merda, anche perché non le faccio mai queste cose, quindi quando faccio delle serie lunghe... Ricky, mi ricevi? Ascolta, sarò via per un po', potresti coprirmi? Schizzo si chiederà perché non sono di turno alla palude, oddio sa dove... Dick, che succede? Boozer, cazzo, sono sempre depresso. Parla con Eddie, forse. Ho una mezza idea per tirarlo su. Cosa pensi di fare? Non sono sicuro, ma avevo pensato di salire a Monte Olivi, prendere la sua moto e riportargliela. È un viaggio lungo a piedi. Inventerò qualcosa. Comunque, mi coprirai o no? Certo. Grazie, Ricky. Chiudo. Ok. Ah, e comunque stavo dicendo, questi della Nero sono tutti interessanti e ognuno di questi spiegano man mano degli indizi sulla storia, sulla lore di Days Gone, per capirci. E c'era una teoria secondo la quale potevano essere degli attacchi terroristici di virus per farli trasformare in infetti, per colpire... a distanza
c'era questa teoria. Vediamo se scopriremo qualcosa di più. O'Brien, sono vicino a un radiofaro, quello di Camp Creek. Non vedo nulla qui. Aspetta. Ok, una squadra sarà lì a breve. Conosci le istruzioni, chiudo. Sì, conosco le istruzioni. Cercare di non finire impallinato mentre faccio la spia per te. St. John, chiudo. Qui O'Brien, mi ricevi? Sì, allora cos'è successo? Insomma, l'ultima volta sembravi sul punto di fartela addosso nella tuta. Niente, te l'ho detto. Ci sono uomini sopra di me che vogliono tenerci all'oscuro. Mi sono esposto troppo, ho rischiato di farmi scoprire. Sai cosa? Non me ne frega un cazzo. Io voglio solo informazioni su Sara. Whittaker, ho chiesto a qualcuno di indagare, ma non è facile, serve tempo. Devi avere pazienza. Ah sì? Non che abbia molta scelta, vero? Quella squadra di ricerca non fa parte della mia unità, quindi non posso tracciarla dopo l'operazione. Devi piazzare un rilevatore sull'elicottero, sì, ho capito. In più vuoi informazioni sul genio con la tuta d'astronauta, ok? Altro? Sì, vedi di non farti sparare. La riccia trasmittente era ancora accesa prima. Ma non devi sentirti, guardone. Considerala un'indagine sul nemico. O'Brien, chiudo. Ecco. Eccoli lì, mamma. I risultati di stagno che emergono infine. Va bene. Tranquilli, voi continuate il vostro spettacolino. E non vado da me. Non era neanche il mio turno, non dovrei essere qui. Ma perché ti lavi? Un altro l'ha sentito. È rimasta qualche nozione in elicottero. Continui a lamentarti. Porca miseria. Non voglio rompere. Porca miseria. Nota operativa 2068. Il soggetto evidenzia la morfologia delle infezioni al secondo stadio. I tendini delle mani sono meno contratti, mentre le unghie sono poco acuminate, come se mangiate di recente. Inoltre, il soggetto indossa monili e abiti in uno stato migliore rispetto a... No, chiedo scusa, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Ah, l'aspirante biologo con la pistola. Già, sì, più o meno. Dice che indossava dei monili. Che significato potrebbe avere? Queste creature vivono allo stato brado da 2 anni, scontrandosi tra loro e aggredendoci. Sì. Metti un orologio d'oro a un babuino, liberalo nei boschi per 2 anni e vedrai che succede. Ok, credo d'aver capito. Questo orologio è come nuovo. Davvero, quindi? Quindi, questo esemplare ne ha avuto cura, oppure ha iniziato a indossarlo? Di recente? Vacca, pensavo fossero tutti, come dire, schizzati senza controllo. Sì, è così, ma proprio come un malato di demenza senile allo stadio terminale può mostrare attimi di lucidità, così gli infetti al secondo stadio possono conservare qualche scampolo di memoria. Sul serio? Sul serio. Osserva i suoi abiti. Sono sostanzialmente puliti, no? Beh, più o meno, ma rispetto al campionario di feci e urina del furioso medio. Già, bello schifo. Fa indossare lo stesso paio di calzoni a un babuino per 2 anni. Santo cielo. Ti sei chiesto perché le aree un tempo abitate ai pullulino di furiosi? Non ci avevo mai pensato, ma sì, immagino sia vero. Già, pensiamo sia perché nei loro crani deformi forse sopravvive l'ombra del ricordo di ciò che erano un tempo. Merda, non penserete siano ancora consapevoli. Significherà che alcuni furiosi si svegliano la mattina, fanno la doccia, si vestono, prendono il loro bello orologio d'oro, danno un bacio alla moglie ed escono per una nuova giornata di massacri e merda nei pantaloni. Ma perché i cervelloni perdono tempo con questo schifo? Allarme sul perimetro! Spero sia quello che volevi, O'Brien. Ok, ora devo solo andarmene da qui.
Wow, ragazzi. Tu vuoi dire che secondo te mantengono la... O'Brien, mi ricevi? O'Brien! Aspetta. Ok, ci sono. Ho piazzato il rilevatore e trasferito i dati. Era un ricercatore o una ricercatrice? Cosa? Perché? Era un uomo o una donna? Ah, era una donna. E no, non so dirti il nome. Ok. Ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. Allora, proviamo a ricostruire. Potrebbero essere quindi mirati con questo virus, che potrebbe essere quindi un attacco terroristico. Io sto cercando di ricostruire, ragazzi. Non è che magari dico una marea di stronzate. Di qualche potenza, quindi attacco terroristico, che li rende estremamente pericolosi, gli dà questa sovrastruttura, come dire, degli obiettivi, ma loro nel profondo rimangono in un certo qual senso lucidi, a volte. Mizzica. Il più grande attacco terroristico della storia sarebbe. Allora, fatemi dare un'occhiata un attimo. Ah, un punto abilità, grande. Boozer, ci sei? Sì. Come stai? Come sempre. C'è ancora caccia di elicotteri? Sì. Hai scoperto la gente? No, ma O'Brien diceva la verità. Nero è qui e organizza missioni sul campo per studiare i furiosi. Il problema è perché... Ehi, devo andare ora. È passato schizzo e mi ha chiesto di spalare merda tutto il giorno. Digli di mangiarla la merda. Certo, riferirò. A dopo. Allora, vediamo un po'. Qua dobbiamo tornare al Monte O'Leary. E poi una volta arrivata lì, come la prendiamo la moto? Allora... Questo lo faremo quindi nella prossima puntata. Ragazzi, io vi saluto qua e sono soddisfatto, è stata una bella puntata. Ma scusa, che strada mi fa fare? Ah, mi fa passare in mezzo all'accampamento, no, non mi piace sta cosa. Ok ragazzi, grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima. Passa dal campo, c'è lavoro per te. Ricky, sì, ok, mi faccio vivo io. Chiudo.